Bene ragazzi, vi vorrei fare un discorso che ognuno può prendere come vuole naturalmente e può essere derubricato come un discorso di uno o un tale al bar. Perché tanto non voglio avere come qualunque letterato e come qualunque scrittore che io non sono. Ad ogni modo non mi pongo in altro modo. Da voler avere questo mio discorso degli effetti se non di riflessione e di letteratura. Di riflessione, insomma, personale, individuale. Anche perché solo così può essere. E vediamo a quello che volevo dire. Vorrei farlo, diciamo, con l'occasione rispondendo. Anche se non sentirà mai questo video, naturalmente, e sarà meglio che non lo senta, ma sarebbe del resto praticamente impossibile. Del fatto di una professoressa che parla nel suo corso di realismo, di scrittura, addirittura di codice realista o neorealista. Tra questi mette Tommaso Landolfi. Io vi invito a vedere la sua memorabile, bellissima intervista, che alcuni sembra l'intervista di un idiota, diciamolo pure. In realtà Landolfi aveva una concezione aristocratica della vita, solitaria, si sentiva figlio di una nobiltà decaduta, era figlio di un'antica nobiltà meridionale, quasi borbonica, e gli sarebbe piaciuto probabilmente vivere in un'epoca precedente, pensiero che comunque difese sempre con il suo stile così arcaizzante e ottocentesco. Ad ogni modo, la prof lo inserisce nella lista di autori neorealisti. È vero che inserisce ovviamente il racconto d'autunno, cioè il romanzo più realistico e più conosciuto di Landolfi, anche perché inserire nel realismo gli altri suoi racconti e romanzi sarebbe praticamente impossibile. Però questo mi fa sorgere una riflessione. Siccome questi professori poi sono quasi tutti, ovviamente Landolfi era un reazionario, ma questi professori sono tutti dei progressisti, ma neanche, non si può neanche più parlare di progressismo, diciamo, sono quelli che parlano appunto di teorie di genere, queste disquisizioni, quelli che mettono l'asterisco, tutto asterisco, questa gente che ha fatto questo impasto di linguistica ragionando su lo cheva e poi l'ha applicato anche alla politica, alla biologia, perché poi tanto la letteratura, la riflessione non conoscono confini, si incrociano concetti di neuroscienze con concetti filosofici, quindi si fa un mescolone, è ovvio che non si perviene a qualcosa di logico perché le neuroscienze nascono dopo, quindi se si paragonano ambiti di scienze recenti è chiaro che non si perviene neanche a una conclusione logica. Non voglio buttarla sulla questione politica, però c'è da dire che sicuramente gli scrittori non si pongono neanche una politica, non ponendosi poi di produrre degli effetti sociali, non si pongono neanche una politica, non si pongono una politica, anche se poi molti critici dopo danno sempre una lettura politica degli scrittori, a volte diciamo coerentemente giusto, cioè è vero che Landolfi può essere definito un aristocratico ottocentesco, nostalgico, però comunque letture parziali, perché Landolfi parlava di letteratura, era un filosofo, un teorico, cioè ha dato un apporto veramente morale e letterario, anche spirituale, secondo me, alla letteratura, quindi non c'entra niente con tutte le letture che se ne fanno, continuano a fare in seguito. Però
Ciò che invece contraddistingue i critici di oggi e i professori è un fondamentale ottimismo nei confronti dell'essere umano. Ma un ottimismo assurdo, nel senso che è un ottimismo irrealistico. Addirittura qua si parla di realismo, di codice realistico. Ma se ormai hanno perso il lume della ragione, Landolfi, così come tutta quella parte del Novecento, Curzio Malaparte, altro scrittore che è stato messo in programma, oggi invece manca il realismo, nel senso che non realismo in letteratura, proprio realismo nella mente delle persone, nel senso che si crede che se noi diamo all'essere umano la possibilità di fare il bene, lui lo faccia. Altra cosa di Rousseau. Se diamo quindi tutto ciò che hanno ripreso dall'illuminismo, le parti peggiori. Tant'è che Nietzsche aveva detto che il nostro secolo avrebbe avuto questi tre problemi: l'ottimismo, il socialismo e il giornalismo. Quindi l'ottimismo e il socialismo. E sicuramente bisogna dire questo, si pensa che il nostro sia il migliore dei mondi possibili, alla Leibniz, cioè si pensa che siamo dentro un'utopia, si ragiona in maniera utopistica e a mio parere questo va contro la realtà, cioè non a mio parere, l'utopia va contro la realtà e il realismo, quindi va contro il realismo in letteratura. Landolfi comunque non appartiene al realismo o al neorealismo, ma va anche contro il realismo nella vita, cioè la realtà vera e propria. L'uomo, infatti, se ricevesse da un governo qualsiasi, qualcosa di etico, di buono, di vero, non lo seguirebbe. La maggior parte della gente non vorrebbe neanche seguire, se laddove esistesse in un periodo storico un governo che desse delle indicazioni di etica e bontà, delle indicazioni giuste, tant'è che un governo del genere, a parte, non è mai esistito, un governo del genere, e non potrà mai esistere. Ma tantomeno lo è la democrazia, che veniva definita appunto il male minore, quindi oggi non c'è un governo del migliore dei mondi possibili, anche se molti ne sono convinti la democrazia sia questo, è il male minore, non potrà mai esistere probabilmente un governo che sia il bene in assoluto, anche perché se esistesse comunque ciascun cittadino e la maggioranza dei cittadini non vorrebbero seguirlo, non accetterebbero la verità, non la capirebbero. Per questo che il governo deve gestire i cittadini, perché non può, anche se volesse, anche se fosse mai possibile, cosa che non è, non potrebbe comunque convincere i cittadini di qual è la via del bene. Cioè, se il governo indicasse la via del bene ai cittadini, questi non la vorrebbero seguire. E quindi abbiamo terminato l'utopia. Questa è l'utopia, questo è quello che si crede oggi. Questa non è realtà, è utopia. Quindi, in questo senso, i reazionari, o meglio, gli scrittori che poi da alcune letture critiche successive sono stati visti come aristocratici e reazionari, erano i più realisti di tutti. Nel senso, avevano capito semplicemente, senza connotazioni politiche di sorta, che l'essere umano di fronte, la maggioranza degli esseri umani di fronte all'indicazione di qual è la via del bene, non la vuole se decide di non seguirla o per ignoranza o per vatte la pesca, comunque non sceglie, non la segue. Quindi questo è realismo in senso filosofico, non certo in senso letterario, perché poi di aspetti realistici Landolfi non ha nulla, non è una testimonianza, una memoria
storica, quello che gli interessa. Non dico che non metta il racconto d'autunno degli elementi della resistenza partigiana, che lui stesso sia antifascista e quant'altro, ma non è certo questa connotazione politica o altri elementi di stile che fanno di lui uno scrittore realista, perché il suo punto di interesse è altro. Il suo punto di interesse è il perturbante, il fantastico. Questi sono i suoi punti di interesse, lo vediamo benissimo. Se pensiamo a racconti come La pietra lunare, Il mar delle blatte, è ovvio che sono questi i suoi interessi, sono dell'immaginario, del simbolico, del fantastico e del perturbante. Però, pur nonostante questo, è uno, come anche in Tre racconti, o in Cancro Regina, o in tutti questi suoi libri, è ovvio che lui non sia realista, quanto è ovvio che invece abbia azzeccato la realtà dell'essere umano. In questo senso, appunto. Non facendo come si fa oggi l'utopia che saremmo nel migliore dei mondi possibili, la democrazia, ma capendo onestamente che al di là di qualunque connotazione politica che poi viene affibbiata a uno scrittore legato alla sua epoca storica, che non è neanche il caso di Landolfi perché lui non partecipò a niente e comunque lavorò nel dopoguerra come scrittore, come mestiere intellettuale, come traduttore dei più grandi russi, tutti tradotti da lui, insomma dei grandi russi, Dostoevskij, Tolstoj, tutti lui l'ha tradotti, quindi di certo non ebbe questa né intenzione né appunto si può affibbiare a lui questo in seguito, il fatto di essere un aristocratico borbonico forse, ma questo per lui non fu storia, il suo punto di indagine non fu storico, ma fu della sensazione, dell'emozione, del perturbante. Questo fu il suo punto di interesse. Facendo capire appunto che non siamo nel migliore dei mondi possibili, come si dice, dicono alcuni, questa utopia che alcuni sostengono, che dobbiamo migliorare il governo, migliorare l'etica attraverso le distinzioni di genere. Ma questa non è etica, questa è propaganda. Questa è un mischione di ideologie, teorie di neuroscientifiche, quindi tutta una serie di materie diverse dalla filosofia e dalla letteratura che vengono mescolate insieme, scienze poi recentissime, ancora più recenti della psicoanalisi, come le neuroscienze, quindi praticamente delle teorie, cioè gente che si rifà a gente che ha studiato Freud, che evidentemente, siccome l'ha dimostrato scientificamente, vuole averci ragione nel suo orticello. Benissimo, però questo non è capire l'essere umano, questo è fare propaganda. Quindi Landolfi ha capito l'essere umano, pur non essendo realista, ma più vicino semmai ai surrealisti. E quelli che oggi dicono che siamo nel più migliore dei mondi possibili, che è la democrazia, perché tutti quanti saremmo di genere binario, gender, quelli lì sono delle propagande, che sicuramente non riuscirebbero a leggere un romanzo come Landolfi, oppure lo bollerebbero di essere appunto un aristocratico, cioè metterebbero in evidenza tutto ciò che in lui c'è di storico, senza aver capito assolutamente quale fosse il suo interesse reale nello scrivere, nel descrivere quello che scriveva e le vicende che raccontava. Vi saluto, ciao.